uomo che dà un grande contributo a questo nostro paese, e anche al maresciallo dei carabinieri, pur essendo giovane ancora, giovane d'età, primo, giovane anche di questa nostra comunità, e quindi che ufficialmente non gli avevamo dato ancora il benvenuto, e quindi questo credo che sia una grande occasione per augurargli un buon successo e una buona collaborazione a questa nostra comunità che ne abbiamo bisogno. Poi faccio anche un invito che alla sera ogni tanto un giro in questo parco sarebbe bene farlo, vedere se c'è qualcosa che non funziona. Bravo, per mantenere sindaco. Sempre la maggior tranquillità e la sicurezza delle nostre strutture. Grazie infinitamente a tutti e buon divertimento. Grazie. Ah sì. Sì, oh, bravo. Dalla maniera predichevole. Siccome i preti parlano sempre, è meglio far perdere poco. Comunque mi hanno invitato a dare una benedizione. Ho detto, una pista da ballo, non c'è una benedizione per una pista da ballo, non si benedice. Ma dice, si benedice pur tant'altre cose. Beh, vedremo allora di fare magari un pochino anche questo, se non altro. Anche perché almeno all'inizio ho visto che i ballerini erano dell'età giovanile un po' come la mia, quindi ecco, lì daremo la benedizione, perché se mai stiano lontani i diavoli cattivi e rimangono i diavoli buoni. Bravo! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dammi l'Ave Maria alla Madonna, che lì ci sa capire bene e che assista tutti nella gioia anche di questa vita, come possono essere leciti come queste. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. E benedica la fede tutti voi, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E anche di nuovo auguri di buon divertimento. Noi ringraziamo tutti voi che avete partecipato, ci sono le crescentine a vostra disposizione, adesso andiamo con le autorità a bere un bicchiere, però volevo far presente che questi lavori sono stati fatti ed è solo il primo lotto dei lavori, perché se l'autorità ce lo consentiranno l'anno prossimo, noi vorremmo fare la fontana qua. Bello. Quindi se la gente che ha esibito questi lavori e l'autorità saranno d'accordo, l'anno prossimo vorremmo proseguire per finire i lavori, anche mettere a posto quell'altra parte. Ma penso che per quanto riguarda la pineta occorre una forte sensibilità da parte dei cittadini, perché la pineta va mantenuta. Quest'anno noi ci scusiamo, io faccio parte del comitato Festa Grossa ed è a nome loro che io parlo, non a titolo personale, perché tutti quelli che hanno lavorato qua sono i ragazzi che hanno fatto la cerca nelle case, sono i ragazzi che ci hanno aiutato a fare le manifestazioni in paese. Purtroppo non siamo riusciti a fare i fuochi, non siamo riusciti a far suonare la banda ieri sera, purtroppo la nostra buona volontà l'abbiamo messa tutta. I soldi che sono rimasti non andranno sicuramente spesi male, o verranno investiti nell'anno prossimo in feste ancora più grosse, oppure nell'acquisto, non so, pensavamo nell'acquistare delle sedie, perché queste sono state tutte prese a noleggio. Ne sono solo alcune, di 400 sedie che avevamo a disposizione ne sono rimaste solamente 50 o 60, le altre sono per la maggior parte rubate e le altre rimanete rotte. Quindi pensavamo di attrezzarci un attimino per mettere a vostra disposizione. Comunque ancora grazie, e se volete usufruire del bere e del mangiare è tutto a vostra disposizione. Grazie. Thank you.
Batta in vetta, che giù. Ti ricordo. Rendendendo. Ferruccio, la libera uscita è finita? Thank you.
mi dà retto. Pulizia integrale.